potrebbero essere immagini che arrivano da altre città più grandi dove si sono consumate vere e proprie emergenze rifiuti, e invece sono immagini che arrivano da Arezzo. Siamo infatti nei pressi della dogana via Calamandrei, dove probabilmente non da un giorno è stato creato un ammasso davvero vergognoso di rifiuti di ogni tipo, lasciati qui in mezzo alla strada, una strada dove passano magari tutti i giorni imprenditori, dipendenti delle varie aziende che si trovano da queste parti. Guardate che spettacolo indecoroso che si trovano davanti, tra un po' rifiuti che rischiano di invadere la strada, abbiamo televisioni, materassi, elettrodomestici rotti. La cosa particolare è che alle nostre spalle c'è un deposito di cassonetti di rifiuti ovviamente in disuso di 6, e quindi da una parte c'è questo deposito con tutti questi cassonetti, molti dei quali sembrano danneggiati, e nessuno però si è accorto, o forse qualcuno se n'è accorto ma non si è fatto niente, di che cosa c'è qui a pochi metri. È davvero incredibile questo spettacolo, tra virgolette ovviamente. Guardate, poi tutto è andato in mille pezzi, in frantumi c'è davvero di tutto, dalle bottiglie a pezzi di finestra, vecchie televisioni, insomma è un qualcosa di indescrivibile. Probabilmente le immagini stanno parlando da sole, ma è veramente inconcepibile che per diverso tempo, immaginiamo da tanto tempo, da settimane, ci sia questa situazione, nessuno ancora sia intervenuto. Adesso vedremo, dopo che sul web e sui social è arrivata la denuncia del consigliere comunale Mary Cornacchini, che ha chiesto l'intervento del comune, che probabilmente poi girerà la pratica 6 Toscana, se verrà qualcuno qui a ripulire quest'area. Non sarà facile, perché davvero ci sono pezzi ovunque.